Buonasera. Questa sera il video lo faccio dalla mia soffitta dove ho tutti i miei defunti e anche l'altare che sta lì dietro, ma non lo vedete da questa inquadratura. Dopo, semmai, ve lo faccio vedere. E scende giù, Attila, scusate il gatto. Allora, stasera è un video particolare. È un video documentario. Un video documentario che ho dovuto e ho voluto girare perché una fantasmina mi ha assunto, una defunta mi ha assunto per raccontare la sua storia. Questa storia parla di lei, che si chiama Bianca, Bianca Valeri, ed è la storia della sua morte e della sua vita poco prima di morire. Come nasce questa cosa? Avevo sentito parlare relativamente qualche accenno di questa storia perché è una storia che riguarda il paese dove io sto traballando, dove io vivo attualmente, che è il paese di Pioraco in provincia di Macerata. L'avevo sentita nominare la storia in generale da alcune anziane donnine del paese che la ricordavano appunto anche loro come una storia raccontata a loro, a loro volta. Questa cosa che raccontava la storia appunto di Bianca Valeri e del suo fidanzato che si chiamava Federico Rinaldi, è una storia che qui nel paesino di Pioraco è stata anche protagonista delle recite della Filodrammatica e viene sempre narrata un po' tra leggenda e verità. Per anni è stato quasi asserito che in realtà non fosse mai accaduto, ma che fosse un romanzo scritto a metà del 1800 e raccontante una storia della fine del 1700, inventata semplicemente allo scopo di diffamare in qualche modo la Chiesa, il clero e tutti i suoi annessi e connessi. Cosa succede? Succede che invece io, che sono medianica, come sapete, uscendo da lavoro una mattina e passeggiando verso casa, per le vie del paesello, mi imbatto in questa ragazza, una ragazza carina, non troppo alta, un po' pienotta, ma qui da queste parti sembra che le persone belle siano solo quelle pienotte. In effetti, quando uno dimagrisce un po', fa un po' di dieta, gli dicono: come ti sei sciupata? Perché secondo me qua grasso è bello. Comunque questa ragazza era un po' cicciottina, ma bella, capelli neri, mossi, un po' boccolati, tutti raccolti sulla testa, una camicetta bianca con un colletto alto e la manica lunga con il pizzo rialzato, una gonna lunga fino alle caviglie e delle scarpe nere un po' fatte a scarponcino. Le scarpe erano un po' fuori tono con l'abito. E questa ragazza, appunto, mi dice di chiamarsi Bianca e mi dice che ha una necessità
assoluta che la sua storia torni raccontata, ma non solo qui, dove bene o male tutti ne hanno sentito parlare, ma deve essere conosciuta da più persone possibili. Perché, come ho spiegato in altri miei video, i defunti traggono l'energia e la possibilità di collegarsi alla nostra dimensione proprio attraverso il pensiero verso di loro, il ricordo, il conoscerlo e via dicendo. Quindi, in qualche modo, lei è riuscita a collegarsi a me per chiedermi questa energia e questo bisogno di essere conosciuta sia lei che la sua storia, anche perché diciamo che questo dire in giro, questo vociferare che la sua storia non fosse vera, ma fosse solo un'ingiuria al clero, non è assolutamente vero e lei ci tiene in modo particolare a fare invece sapere che tutto ciò che è accaduto è realmente successo. Inoltre, il fatto che lei sia riuscita a contattarmi al 99 su 100 è dovuto a questo libro. Questo libro è una riproduzione di un libro più antico. La storia di Bianca e di Federico è stata scritta per la prima volta nel 1879 dallo scrittore Luigi Mariani, che è riportato anche nel libro nuovo. Il libro antico, però, il vero tomo venne fatto sequestrare dalla Chiesa stessa, che non voleva dal clero e ne vietò assolutamente la lettura. Com'è, come non è, fortunatamente qualche tomo deve essersi salvato, perché ad oggi, nel 2018, sono riusciti a riproporlo in versione chiave nuova, ristampandolo da zero con tutta la sua storia inserita all'interno. Questo probabilmente ha fatto sì che chi ha seguito la vicenda dell'uscita di nuovo del libro l'abbia in qualche modo pensata e ricordata. Sì, mi saltano anche le luci, fino a darle la giusta energia, almeno per riuscire a contattarmi. Io stavo appunto passeggiando e camminando per una via che tra l'altro si chiama del Tempio Antico e mentre camminavo di lì mi è apparsa Bianca e mi ha chiesto questa cosa e io mi sono data subito da fare, prima di tutto per trovare il libro, l'antico purtroppo non sono riuscita a reperirlo, ma ho trovato la copia del nuovo del 2018. Dopodiché ho imbarcato un'amica che mi ha aiutato perché lei guida la macchina a portarmi nei vari posti della sua storia e ho messo insieme tutta la situazione per creare questo documentario che spero che venga visto e che giri il più possibile. Andiamo alla storia. Bianca si chiamava Bianca Valeri, era la figlia di un personaggio abbastanza ricco, presumibilmente forse imparentato con i nobili o addirittura nobile lui. Ora io non ho chiara la sua posizione, diciamo, familiare, ma era un benestante, appunto di qua di Pioraco. E mentre invece Federico Rinaldi, il fidanzato di Bianca, era un benestante, peraltro unico erede, figlio unico e mi pare anche orfano, se non sbaglio, di Camerino.
All'epoca Camerino e tutte le contrade erano sotto i conti di Varani e questi due ragazzi rampolli di famiglia bene erano fidanzati. C'era però in corso la guerriglia tra i seguaci di Napoleone e dei repubblicani e i papalini, cioè il fans club del Papa dell'epoca. Mi pare fosse Pio VI. Ora non sono qua a farvi una lezione di storia perché non mi interesserebbe neanche, ma in poche parole i repubblicani tentavano di buttare giù il potere papale e il potere dei nobili e istituire appunto una repubblica basata sull'uguaglianza. Mentre invece i papalini erano i fan accaniti ancora della Chiesa, del clero e dei poteri dei nobili, delle classi sociali differenziate. La famiglia di Bianca, pur essendo di nobili origini, era tendente, il papà di Bianca era tendente alla Repubblica, ma non ostentava più di tanto il suo discorso politico, e il suo migliore amico, che era un medico del paese benestante anche lui, era invece di ideologia papalina, ma essendo amici comunque si confrontavano e rimanevano in ottimi rapporti ugualmente. La figlia, appunto, Bianca Valeri e il fidanzato Federico Rinaldi non partecipavano e non parteggiavano per nessuna delle due diatribe politiche, anche perché non gliene fregava niente della politica. Pensavano solo che si sarebbero sposati a breve e tutto quanto. Il papato e la Chiesa, per contrastare i francesi e quindi i repubblicani e la Repubblica, avevano assodato qualunque cosa tra i loro vari eserciti, tra virgolette, figuravano dal generale al gendarme, dagli aiuti di eserciti come quelli tedeschi, come quelli turchi o come quelli russi, e figuravano anche delle bande di briganti. Tanto è vero che il libro stesso è stato intitolato Lo scoglio del paradiso, scene del brigantaggio 1799. Di questi briganti, una banda che soleva pattugliare la zona appunto di Pioraco era capitanata da un prete chiamato Don Liborio, ma che tutti chiamavano Berrettone. Era un uomo infido, piccolo, grasso, con gli occhi verdi piccolini, con la faccia da maiale, in poche parole. A tagliar corto, per non stare a discutere della questione storico-culturale, che in questo contesto non c'entra, questo Don Liborio, chiamato Berrettone, tanto è vero che qui nel paesello la loro storia viene da sempre chiamata la storia di Bianca e Berrettone, proprio perché questo maialetto in tonaca, peraltro mezzo bandito, oltre a autoproclamarsi comandante della truppa dei briganti che lottava per l'onore del Papa, a un certo punto, in mezzo alle vicissitudini, incontra e vede Bianca. Si infervora per Bianca, fa tanto da cercare di ostacolare e anche di uccidere in vari modi Federico e rapisce Bianca. Ci saranno lotte, ci saranno guerriglie, ci sarà un generale delle forze armate che in parte
ostacolerà il salvataggio della ragazza, ma semplicemente per ripicche verso Federico che non si era voluto unire alla sua armata e tante vicissitudini storiche. Il succo di tutta la vicenda è quello che poi interessa a Bianca da parte mia raccontare, è che a un certo punto Berrettone, questo Don Liborio, dopo che tutti lo credevano morto, torna invece per avere una sorta di rivincita e di vendetta, tenta nuovamente di rapire Bianca che aveva già rapito ma che era riuscita a essere salvata proprio dai concittadini di Pioraco stessi. Tenta di rapirla di nuovo, scappa, i cittadini di Pioraco lo inseguono sperando di salvare la ragazza, ma quando giungono scappando di sopra allo scoglio del paradiso, lui per liberarsi del peso e della zavorra di questa ragazza che tendeva a non voler andare con lui, la butta giù di sotto e Bianca muore volando giù dallo scoglio stesso. Il padre, che si chiamava Carlo Valeri, saputa la notizia della morte della figlia, muore perché il suo cuore non regge al dolore. Infine Federico, quando riesce a rientrare, a tornare in Pioraco, va dritto nella dove appunto sperava di ritrovare il suocero o prossimo tale e Bianca, la sua fidanzata, scopre i due cadaveri messi uno accanto all'altro. Passerà qualche giorno e Federico riuscirà a vendicarsi aspettando in un angolo buio Don Liborio e finalmente uccidendolo. Ecco, questa è stata la storia di Bianca e Federico. Anche Federico morirà in seguito, ma dopo, quindi dopo aver sofferto tutta la situazione. Io ho raccontato questa cosa e sto raccontando questo documentario, tra virgolette, dalla parte paranormale della situazione, quindi non dalla parte storica. La parte paranormale, a mio avviso, sicuramente in ogni caso, Bianca e Federico erano figli d'argento e lì non ci piove, anche solo per la sfiga di come è andata a finire la storia. E però appunto Bianca è riuscita in qualche modo a farmi sapere che aveva la necessità che questa storia venisse raccontata, venisse fatta vedere a più persone possibili e soprattutto venisse detta la verità. Come ulteriore conferma della sua necessità di farla conoscere, c'è da dire che appunto nel 1879, quindi parliamo di 80 anni esatti dopo la tragedia accaduta, questo scrittore, Luigi Mariani, storico scrittore, decide in un input improvviso di raccontare questa storia. Ma il libro scompare, viene vietato, viene sequestrato e questa storia ricade nel dimenticatoio. Fortunatamente in Italia, nei paesi specialmente, esiste molto e esisterà sempre la tradizione orale. La tradizione orale in qualche modo ha un po' aggiunto e tolto alcuni particolari, ma per i fantasmi, per i defunti di Bianca e Federico, il particolare, se fosse un asino, se fosse un cavallo, se fossero patteggianti per i francesi o patteggianti per il Papa o che sia, non ha rilevanza. A loro interessa far sapere che il prete la uccise perché la voleva per lui, che
Bianca morì per mano sua, che lei è esistita realmente, che il papà morì di crepacuore e che anche Federico è esistito realmente, con tanto di nomi e cognome. Questo è quello che interessa a loro. Poi i ricciolini fatti intorno alla storia, nella tradizione orale o nei tomi scritti, poco importano appunto alle loro anime. E appunto, fortunatamente, nonostante diciamo fosse stata anche portata sempre secondo me per degli input che comunque in qualche modo Bianca riusciva a inviare a chi era un po' più ricettivo, secondo me appunto un Luigi Mariani poteva avere una sensorialità anche minima da poter captare il desiderio di Bianca. Stesso discorso vale qua nel paesello stesso per la filodrammatica, che a un certo punto, mi pare nel 2006, decise di portare in scena a teatro la storia proprio di Bianca e Federico. Nel 2018, di nuovo, qualche input venne fuori e riscrissero di nuovo la storia fino ad oggi, quando Bianca, non oggi oggi, è una settimana che ci lavoro, 10 giorni che ci lavoro su sto caso, però Bianca è riuscita a contattarmi per raccontare nuovamente la sua storia e soprattutto per mettere i puntini su ciò che a lei interessa che si sappia. Questo è ciò che mi ha chiesto di fare il fantasmino di Bianca. Pensandola, ascoltandolo e ricordandola, conoscendo la sua storia e conoscendo ciò che le è accaduto, le mandate nuove energie, le mandate nuove possibilità di contatto tra la quarta dimensione, dove si trova ora, e la terza dimensione, che è la nostra. Ora vi lascio con tutte le registrazioni del mio viaggio a saltelli per andare nei vari luoghi e nei vari punti di questo spettacolare paesino dove ho la fortuna da qualche anno di vivere, e vi faccio vedere com'è andata tutta la mia ricerca. Lo lascio qua. A dopo. Sono in partenza da Pioraco, Pioraco Centro, Pioraco Paese, e adesso mi vado a spostare, grazie a un'amica piorachese, fino alla costa di Pioraco. E per fortuna il tempo è buono. Andiamo a vedere come finisce sta storia. A dopo. Stiamo procedendo con la macchina accompagnata da Erika Stortini e con la banda Bassotti, tra le Ave Maria qua dietro, tra cui l'assistente medianico Nano, e ci avviciniamo verso la costa di Pioraco, dove dovrei filmare il punto esatto, i posti in generale nei quali è avvenuta la storia che racconto in questo documentario di Bianca. Stiamo percorrendo la strada che ci porta verso la costa di Pioraco. Al momento ci troviamo sotto allo scoglio Paradiso. Località Costa. Vabbè, ecco. Ma poi mette la freccia per la costa. Tombo Michael. Sai che la tua critica finirà nel video? Perché sto filmando tutta la strada che ci conduce lassù.
La strada continua, no, consinua. Mi si sta pure già annodando la lingua. Andiamo bene. Si Visto che è un sale, si cimitero, sale. se vuoi fare una ripresa, eccolo. La storia narrata nel famoso libro scomparso e anche nella riedizione nuova del 2018 successa, è accaduta da queste parti, sopra lo scoglio paradiso, così definito, e nel paesino che stiamo raggiungendo con la macchina e che si chiama appunto la Costa di Pioraco, frazione del paese di Pioraco in provincia di Macerata. Allora, intanto spiego che questo documentario nasce dal fatto che sono stata assunta direttamente da Bianca, il fantasma della storia. Questo perché quando avvenne tutta la situazione che andrò poi a narrarvi in seguito, Bianca, una volta uccisa, venne screditata in tutti i modi. Per far sì che belle stradine, per far sì che la chiesa all'epoca 1790-1780 non venisse presa di mira dalla popolazione. Tanto è vero che ancora oggi alcuni hanno ipotizzato che questa storia sia stata solamente inventata proprio allo scopo di screditare il clero e la chiesa. In realtà la storia è verissima perché il fantasma di Vai, che vuoi Bianca aprire? c'è, mi ha Parcheggiamo? cercato e ha Parcheggia qui, sì, voluto che scambio. io Ok. raccontassi tutta la sua storia proprio perché deve essere conosciuta ai più. Stiamo arrivando al posto. Mannaggia, quando si deve camminare. Oh, stiamo arrivati alla chiesa. La chiesa di Don Liborio era la chiesa del parroco che rapì Bianca e per il quale venne smossa tutta l'opinione sia del posto e sia della chiesa e del clero stesso. Filmo l'entrata con il nano medianico che si è messo in posa. Questa è la finestra e sole permettendo, volevo tentare di filmare il pezzo di campanile sopravvissuto agli scrolloni del terremoto, dei vari terremoti. Ecco, si vede meglio. Eccolo qua. Questo è il campanile e questa era tutta la chiesetta di Don Liborio. Questa era la chiesa appunto di Don Liborio. Don Liborio era il prete che nella storia e anche nel libro, sia quello antico sia la versione moderna, rapì Bianca e poi, invaghendosene, tentò in tutti i modi di farla sua. Al suo rifiuto la uccise. Dopo essere riuscito a rovinare anche la reputazione di Federico, il fidanzato di Bianca, di cui racconto nell'articolo, nel documentario, tentò di far passare tutta la questione per un attacco alla Chiesa e al cristianesimo stesso. I paesani e in generale
le persone dei luoghi qua intorno erano molto sottomessi al potere clericale. Qui c'era pieno, soltanto in questi brevi chilometri tra la costa e il paesino di Pioraco si trovano oltre quattro chiese, il che fa capire che potere avessero i preti e la Chiesa cattolica in questi posti, ma non solo qui, in generale in tutti i paesini delle Marche, dell'Umbria, del Molise, più o meno tutto il centro Italia, la parte più vicina a Roma e al Lazio, era molto sottomessa al cattolicesimo e al clero. Negli anni la leggenda è andata via via scemando e quelle poche persone che mi hanno aiutato, tra l'altro, a ricordare e a mettere insieme i tasselli di questa storia, e sono tutte le signore, grosso modo, anziane, over 90, del paese stesso di Pioraco, hanno tutte ricevuto in qualche modo un'educazione su questa storia che farebbe supporre che la storia stessa sia stata inventata per screditare la Chiesa. La cosa è praticamente impossibile. Questo perché? Perché la storia è avvenuta nel 1790-1780, giù di lì, ma il libro in questione, il primo, quello che poi la Chiesa stessa e venne bruciato, come uso solito fare alla Chiesa, perché la Chiesa quando non sa e non capisce brucia a prescindere, nacque, era nato, era stato scritto sempre da Mariani, nel 1849. In quegli anni attaccare il clero, soprattutto in Italia, non avrebbe avuto nessun senso. Non c'era una lotta di potere, il clero era ancora in pieno potere, la gente era ancora assuefatta e credente nella religione cristiana e anche in tutte le pseudo buffonate che questa raccontava. Da lì si può capire che la leggenda stessa del paese, del posto e di Bianca fossero in realtà reali, accadute realmente, ma che essendo una vergogna comunque che un prete arrivasse a rapire una donna per scopi meramente, possiamo anche dire sessuali, per scopi di attrazione, e la facesse addirittura morire perché lei si è rifiutata, era uno scandalo non da poco per la Chiesa tutta e per l'Italia. Per cui la cosa venne messa a tacere. Siccome, come dico sempre, i defunti e gli spiriti perdono di energia man mano che vengono dimenticati, anche Bianca e Federico pian piano iniziarono a non avere più contatto con la nostra dimensione. Fin quando? Fino al 2018, quando il paese di Pioraco, il comune di Pioraco e annessi e connessi vari cittadini hanno ricreato la storia ristampando da zero, ex novo, il libro con la storia dello Scoglio Paradiso e quindi anche di Bianca e Berrettone. Dalla rinascita del tomo, i ragazzi, Bianca e Federico più Bianca, hanno riacquistato un po' di energia e un po' di filo conduttore alla nostra dimensione fino a riuscire ad arrivare a contattarmi e chiedermi che la loro storia venga narrata, raccontata e divulgata per avere nuove energie e soprattutto perché sia fatta giustizia sul ricordo dell'omicidio di Bianca. Chiudi. Ora ci spostiamo verso la chiesa del Crocifisso, che è il punto dove Don Liborio Berrettone uccise la povera Bianca. A me qui là non mi piace. La maggior parte di battaglie qui. Che Sei l'unica autista che conosco. non gli piace di guidare. Io non posso guidare perché se guido mi sbucano fuori i fantasmini e vado a schiantarmi tutte le sacrosante volte. Infatti ho la patente, ma sono 10 anni che non guido. Perché gnafo. Io sto schiantando da E se guido vita. schiaccio qualcuno anche se non è Anche se non è materiale. fantasma. Esatto.
continuiamo la strada. Meno male con gli assistenti che mi avvertono dei miei vari handicap col telefono. E la mia autista di fiducia che mi manda a cagare ogni 3x2. Questa volta sì. Questa volta me le merito tutte. Ma mica peraltro, perché alla sottoscritta queste strade non gli piacciono. Ma guarda che queste strade non piacciono tanto neanche al mio stomaco. No, nemmeno la mia macchina, perché ho una Fiat, una Fiat Uno del vecchio stile, perciò cioè non è che non c'è il 4x4, non c'è il servo stesso, non c'è niente. Davvero, cioè, da ste parti bisognerebbe avere il gippone per venire porca su. Porca miseria. Ma quando nevica quei quattro capitano lì, come fanno? Non lo so, ci avranno dei gomme ghiodate. Ma se anche le piani in battle. No, se la piani in... Allora, se stanno male, rimane lassù, perché quassù non sì, c'è nessuno. Sì, ma non ci sono neanche negozi o niente, ho visto. Niente. Come fai? Cioè, io dovessi abitarli, dovrei avere 15 pozzetti per congelare la spesa, sai le mie spese. Sì, no! Prendo solo due cosine. E dovrei comprare un ribaltabile di sigarette, perché sennò ammazzo qualcuno. Ma se stai qua su, se c'era un bar, una tabaccheria anche io, ma non ci sta niente di niente, c'è soltanto un bel panorama. Eh beh, in panorama sicuramente, perché come alto, però... Avessi abitato qua sopra io ogni volta per farmi ripigliare lo stomaco dalla strada fatta. Ma dovevi prendermi la settimana. Da qua su, da qui, si vede la chiesa del crocifisso. Ok. Tanto adesso ci andiamo, no? Ok, ok. Perfetto. Così filmiamo il punto. Questo di fronte a noi è il costone. Ok. Dove Bianca fu uccisa. E quindi questo qua è lo scoglio. Sì. Lo scoglio del paradiso. Siccome il libro nuovo prende il nome proprio dallo scoglio. Una strada normale. Hai col mio parcheggio qui? No, e con l'altra ci siamo shakerate. Qui la chiesa. Sì, però parcheggiata la macchina, ora andiamo verso la chiesa dell'omicidio. Mamma, quello là è per le nuove gallerie che hanno fatto dopo il terremoto del 97. Sappi che t'ho filmato. Il Michael famoso. Eh? Il Michael famoso. Finirete tutti su YouTube. Io già ci sono uscito una volta. Tu ormai fai parte del club. Ci uscirò anche la prossima volta. La mia autista di fiducia arriva tra una cristianata e l'altra. E anche qualche parolaccia nel mentre. Sai che finirete tutti su YouTube e c'ho una cosa come 15.000 fan, vero? 15.000 fan? Fino l'altro giorno ce ne avevi tre. Ecco, tanto per cambiare io devo fare salite oggi. Andiamo a spaccarci noi, andiamo. Parapapapa. Questa è discesa, il problema è che poi il ritorno sarà in salita. Cioè in macchina questa, qui è un po' freschetto perché sotto c'è il fiume! E per forza stiamo sul Potenza! Ma va? Ma bene, ma no! Ma tu lo sai, io lo so, ma il resto della gente che guarda il documentario non lo sa! Fammi coprire, se la metto a questa mamma, no, anche no! Ma più ride, no? C'è la chiusura! No, ma io non so! Ci avviciniamo alla chiesetta dove avvenne l'omicidio. Wow! Anche la narratrice a momenti si uccide. Aspetta che vado un attimo. Ecco la scritta! Si sa? Ecco la scritta!
questa qua è la chiesa dove cadde uccisa Bianca, lanciata dal sì, ma puoi riprendere, lanciata giù di sotto dallo sfoglio paradiso, appunto, da Don Liborio. Qui morì cadendo e in questo posto è stata eretta la chiesa. All'interno sembrerebbe che ci fosse stato un affresco che rappresentava la storia dell'omicidio, ma si dice anche che col tempo e con l'umidità, visto che siamo comunque sul fiume Potenza, l'affresco sia andato a perdersi, a distruggersi. Che sia vero o meno, purtroppo non posso verificarlo perché la chiesetta è chiusa e dubito che mi ci facciano entrare per fare le riprese. Quindi la chiesa vista dall'alto, purtroppo dentro non abbiamo avuto la possibilità. Quello dovrebbe essere il giardino esterno e gli affreschi menzionati dai vecchi del paese dovrebbero trovarsi all'interno. E intanto ci addentriamo ora sotto allo scoglio paradiso alla ricerca della targa. Della targa, dell'iscrizione, non della targa, dell'iscrizione di Bianca, che narra l'appunto della sua storia. L'iscrizione potrebbe essersi cancellata nel frattempo, negli anni, e qui c'è un'iscrizione che racconta nel 1957 la ristrutturazione, la messa in ordine dello scoglio paradiso. Abbiamo trovato la scritta, ormai cancellata dagli anni, dove si intravede se riesco ad allargare ancora la parola cane. Il resto purtroppo è andato perduto dall'umidità e dal tempo. Qui finisce col fiatone, qui finisce la ricerca e finisce la storia e gli indizi di Bianca, Federico e del parroco Berrettone, sperando più che altro per Bianca stessa che questa storia prenda il volo, venga ascoltata e venga conosciuta da più persone possibili, che in questo modo manderanno nuove energie al fantasma stesso di Bianca e al fantasma di Federico. Sperando che per ora sia l'unico incarico datomi da qualche fantasma, perché questa avventurina mi ha ammazzata e ha ammazzato anche la mia autista di fiducia, che mi odierà per mesi. No, odiare no, ma stanca sì. Ecco, questa è stata tutta la mia avventura di posto in posto, di loco in loco, ma non solo questa, perché comunque anche solo per ritrovare il libro, perché pur avendo il titolo e trovando le copertine su internet, non si riesce a trovare una copia in acquisto al momento. Questa me l'ha prestata un amico che ho stressato fino a fargliela cercare disperatamente per giorni per poterla avere in mano e poterla studiare per parlarvene. Tra l'altro è un tomino di 222 pagine che ho letto in 2 ore per riuscire a finire tutto il documentario in tempi brevi, perché ci tenevo veramente tantissimo. Vi lascio come ultima cosina, come ultima postilla dopo di me, un pezzetto di un TG3 della Rai
di parecchi anni fa che in qualche modo ne parlava un po' insieme a un rendiconto del paesino stesso. Ciao. Sono a Pioroco, provincia di Macerata. La linea passa a Maurizio Blasi. Insospettata, forse questo è l'aggettivo più giusto per definire questa piccola pianura che vedete inquadrata dove sorge Pioraco. Insospettata perché ci si arriva dopo essere arrivati a Pioraco dall'Adriatico verso l'Appennino attraverso un percorso pieno di gole molto strette che si aprono all'improvviso in questa pianura dove oggi sono arrivate le telecamere della Rai con il pulmino satellitare di Rai Marche per parlarvi di Pioraco e della sua ricchissima storia, a cominciare dalla storia romana. Il ponte che sto risalendo è un ponte, si dice, a schiena d'asino, è del primo secolo avanti Cristo. Pensate, all'epoca Roma non era ancora un impero, 2500 anni di storia. Questo ponte era uno dei punti di snodo decisivi per un diverticolo della Via Flaminia, un percorso accessorio, insomma, dall'Adriatico verso il Tirreno, con la strada romana che saliva su fin verso il traforo del Cornello. E di là poi non c'era Umbra, la Valle del Tevere e finalmente Roma. Pioraco ha avuto anche una ricca storia medievale, nel 300 qui sono nate le cartiere, ci sono ancora oggi, è una delle tradizioni industriali, artigianali, artistiche verrebbe da dire, più ricche di Pioraco e di tutta quanta la zona. Siamo nell'entroterra del Maceratese, uno sviluppo economico contemporaneo fiorente e una storia romana soprattutto particolarmente ricca. Sono appoggiato a pochi centimetri dalla lapide romana che permette di datare con esattezza il ponte dove mi trovo. Di questa storia sapremo di più nel prossimo servizio. Le origini di Pioraco si fanno risalire alla preistoria. Molti reperti testimoniano antichi insediamenti nelle grotte dei monti circostanti, monti che videro il passaggio delle truppe di Annibale nel 215 a.C. Fu una fiorente stazione romana. Nel Medioevo diventò un castello caratterizzato da botteghe per la fabbricazione della carta, un'attività che prosegue ancora oggi. Noto con il nome di Prolaquium o Propelacum, vicino al lago che si estinse nel 1660, Pioraco è incastonato in mezzo a tre monti che lo sovrastano: Monte Primo, Monte Gemmo e Monte Gualdo. Uno splendido scenario naturale che incantò numerosi personaggi storici, tra cui Isabella d'Este Gonzaga, che lo definì luogo tanto ameno quanto la natura avesse potuto fare. Da segnalare un suggestivo percorso naturalistico lungo il fiume Potenza, con sculture mostruose incise sulla viva roccia ad opera di un artista ormai scomparso, Antonio Ciccarelli. Ciccarelli è partito prima con la creazione dei vasi dell'uomo della preistoria, tutte queste cose qui, e poi queste rocce l'hanno ispirato. Anche perché questa forra prima, il fiume Potenza, navigava, e le acque fluivano sotto una grotta di travertino. Giovanni Torresi, oltre che essere il sindaco di Pioraco, è anche il responsabile tecnico della Federazione Italiana Tennis per le Marche, ma in veste di sindaco di Pioraco oggi chiacchiera con noi, che come tutti abbiamo sofferto molto per arrivare qui a Pioraco seguendo la strada che è quasi il percorso del Medioevo. Sì, purtroppo sì. Certo, questo è un problema, lei ha preso nel segno, nel senso che a Pioraco purtroppo la viabilità è un problema. Ci sono certi punti dove due camion non passano e quindi addirittura certi cittadini hanno dovuto tagliare i propri balconi. Quindi questo è un problema e speriamo che ci risolva qualcuno. La Anche provincia. perché non si risolve la viabilità tagliando i balconi, che si può fare? Appunto, noi è la provincia che conosce perfettamente il problema e speriamo che ce lo risolva. A complicare ulteriormente la questione c'è anche il fatto che l'ambiente è bellissimo, ma essendo circondato da forre e da rupi, spesso c'è un problema di smottamenti. Spesso, Sì, a più che volte. smottamenti direi che siamo vicino agli scogli, quindi quando gela così a volte qualche scoglio, qualche piccola pietra può cadere. Abbiamo fatto molto in passato, sono state ricoperte diversi scogli e speriamo di riuscire a trovare risorse per fare altrettanto e garantire la sicurezza a tutti i cittadini. Pioraco vuol dire le cartiere, ma si può andare avanti con un'economia monosettoriale, solo le cartiere, sviluppo artigiano in altri settori?
Ma noi direi di no, quindi cerchiamo di trovare altre soluzioni. Noi abbiamo una nostra area artigianale dove già sono in funzione diverse aziende e dove approfitto dell'occasione per dire che abbiamo dei lotti a prezzi molto vantaggiosi e se c'è qualcuno che volesse investire nel nostro paese può farlo e lo aspettiamo a braccia aperte. Un aspetto positivo di Pioraco? Ma se mi permette direi che Pioraco va bene, è Pioraco che va bene. L'ambiente, questo paesaggio sono unici nelle Marche. Il paese è bellissimo, stiamo ricostruendo tutto il centro storico e se mi permette devo ringraziare di questo l'ex sindaco, il dottor Miliani, che è l'attuale vice sindaco per aver trovato le risorse per sistemare il paese. E poi cittadini, in questi ultimi anni c'è uno spirito di collaborazione incredibile tra le varie associazioni, ne cito alcune, la Proloco, Proseppio, la Sportiva, la Filodrammatica, il coro, la banda, ecco, tutti c'è uno spirito di collaborazione incredibile. Su 1300 abitanti, Pioraco e i suoi giacimenti culturali, nel prossimo servizio. Sono tre i musei che sorgono a Pioraco, due, quelli dei funghi e dei fossili, sono ora in allestimento. Visitabile è invece il museo della carta e della filigrana, due gli spazi espositivi. In uno si può assistere alla fabbricazione della carta con strumenti e tecniche antiche, un salto indietro nel tempo molto istruttivo. In altre sale del museo si possono invece ammirare preziose filigrane. Accanto al museo, che sorge nell'ex convento francescano, dal 1984 sede municipale, è la chiesa di San Francesco. Fu costruita sui resti di un teatro romano. Conserva all'esterno linee romanico-gotiche e l'antico portale sormontato da una finestra bifora con l'abside poligonale. L'interno, barocco, ha un bellissimo soffitto ligneo a cassettoni rifatto nel 1730. Tra gli altari merita una citazione quello fatto erigere nel 1622 dai cartai piorachesi per devozione al crocifisso e alcuni affreschi del XV secolo. Da ricordare poi il suggestivo santuario della Madonna della Grotta, parzialmente incastonato nella viva roccia. Conserva la statua della Madonna la cui festa ricorre ogni 3 anni. La signora Luisella Tamagnini è la regista della Filodrammatica di Pioraco, c'è anche una filodrammatica, ed ha in mano, lei e tutta la filodrammatica, una storia vera di 206 anni fa che chiedo di raccontarci. È una storia che avviene sullo sfondo dell'Italia del 1799. Nelle Marche erano appena arrivate le armate giacobine portando gli ideali della rivoluzione francese e combattevano contro gli insorgenti, i nostalgici del vecchio regime. Che successe a Pioraco in quel lontano 1799? Bianca e Federico erano fidanzati e stavano per sposarsi, ma erano ostacolati in questo dal prete Berrettone, Don Liborio, soprannominato Berrettone, che cercava di rapire la ragazza. Il prete era un capo degli insorgenti, dei ribelli antifrancesi? Sì, era un capo degli insorgenti. Riesce a rapire la ragazza? In parte, perché il mattino che irrompe in casa, attratti dal rumore, accorrono i pioraghesi e cercano di liberare la fanciulla. Erano accompagnati dal padre di Bianca, riescono a liberarla? Quasi, perché il Don Liborio, giunto sotto lo scoglio del paradiso, deve abbandonare la ragazza per salvarsi in montagna e pertanto però la uccide. E il padre muore di crepacuore, ma nel frattempo Federico, prigioniero politico, non prigioniero per delitti comuni, a Camerino riesce a fuggire dal carcere. Sì, di notte durante il terribile terremoto del 29 luglio riesce a scappare e va a Pioraco a vedere le sorti di Bianca. E trova i due cadaveri composti in una chiesina. Esatto, e uscendo attratto da un rumore che sente fuori e incontra però Berrettone che tornava sui suoi passi e finalmente si può vendicare e lo uccide. Andrà in scena questa storia vera della Pioraco del 1799? Ma è un'idea che per ora è molto in fieri. Il nostro pubblico è abituato a commedie brillanti, dialettali, eccetera, quindi spero possa essere un progetto. Però è soprattutto una storia vera, piena di simboli, è una storia locale. Non possiamo quindi che sperare che vada in scena, perché è uno di quei tanti pezzi di memoria marchigiana che sarebbe un peccato perdere. Grazie, è tutto, linea d'Ancona. Giorno e notte, no.
mancante di vito mancante, 1200 che una, ore giornate andate ad ognuna, soffri di vita o di morte speranza, soffri non esci più dalla stanza, odi quel lato perpetuo e maturo, odi l'essenza di questo futuro. Avvicina il volto, segui il mio petto e la linea che ho tolto, segui i segnali del mio fatto destino, salverò te, salverò anche il bambino. Scegli la vita se ora sai amare, scelte sbarelli, pensieri ribelli, spade non